Nella festa della presentazione del Signore, sorelle e fratelli, ringraziamo il Padre, preghiamo per tutte le consacrate e i consacrati della nostra Chiesa. Preghiamo insieme e diciamo: Signore Gesù, Verbo incarnato, ascoltaci. Signore Gesù, Verbo incarnato, ascoltaci. Preghiamo per la Chiesa. Celebri in continuo rendimento di grazie il giubileo straordinario delle misericordie, quale dono amoroso del Padre, e possa tradurlo nell'offerta generosa del perdono a ogni fratello. Ti preghiamo. Signore Gesù, Verbo incarnato, ascoltaci. Preghiamo per il Papa Francesco, per il nostro Arcivescovo Angelo e per tutti i ministri dell'altare. La loro presenza quotidiana, fondato sulla preghiera e sulla gratuità, possa esprimere un silente invito ad ogni uomo affinché guardi il tuo volto e si lasci amare da te, ti preghiamo. Signore Gesù, Verbo incarnato, ascoltaci. Preghiamo per tutti i consacrati. In un contesto sociale profondamente mutato, sappiano essere segno di comunione e di unità nelle relazioni, contrapponendosi con coraggio alla dilagante cultura dello scarto e dell'indifferenza. Ti preghiamo. Signore Gesù, Verbo incarnato, ascoltaci. Preghiamo per le famiglie, per quelle lacerate dai conflitti interni, quelle provate dalla povertà e dalla malattia, siano sostenute dalla parola e dalla fraterna attenzione della Chiesa, che non usa metodi preconfezionati, ma attinge alla fonte inesauribile della fede. Ti preghiamo. Signore Gesù, Verbo incarnato, ascoltaci. Preghiamo per la società e in particolare per i giovani. Non si lasciano intimorire dalla violenza, né sopraffare dall'odio, ma sul tuo esempio chiedano con la preghiera incessante il dono della pace e del perdono. Ti preghiamo. Signore Gesù, Verbo incarnato, ascoltaci. Preghiamo per i defunti. Ti presentiamo i nostri fratelli, soprattutto coloro che hanno speso la loro esistenza nella ricerca del tuo volto e nel servizio per ogni uomo. Riposino nella pace e cantino in eterno la liturgia dei santi. Ti preghiamo. Signore Gesù, Verbo incarnato, ascoltaci. Dio onnipotente ed eterno, guarda i tuoi fedeli riuniti nella festa della presentazione al Tempio del tuo unico Figlio fatto uomo, e concedi a noi di rinnovarci nello spirito per essere degnamente a te presentati con Lui che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Secondo l'ammonimento del Signore, prima di presentare i nostri doni all'altare, scambiamoci un segno di pace.